C'è un dato di fatto, l'Europa ha bisogno di un'Italia più capace di farsi sentire, non in una logica di rivendicazione, ma di richiamo a ciò che l'Europa è o dovrebbe essere. È un tema che dovremo affrontare perché è un tema che investe in profondità il senso stesso della classe dirigente. Cosa significa oggi essere classe dirigente di un paese? Come si forma una classe dirigente e come questa classe dirigente difende l'interesse nazionale in un quadro di ideale comune? Gli altri paesi fanno questo. Noi talvolta abbiamo perduto delle occasioni. Ma non è questo il tema fondamentale sul quale credo che sia giusto che l'Europa coinvolga le espressioni più vitali della società civile. È che l'Europa, in quanto tale, non è un insieme di algoritmi e di parametri. L'Europa è la risposta che i nostri padri fondatori hanno saputo dare con intelligenza, lungimiranza e visione storicamente rilevantissima di un modello che fosse garanzia di pace al proprio interno e elemento di richiamo, faro di civiltà al proprio esterno. Nella sala del Campidoglio in cui l'Europa siglò il proprio atto di nascita 58 anni fa, quei sei che firmarono i trattati istitutivi avevano ben chiaro, guardate le loro dichiarazioni, il valore profetico di una scelta del genere. Ma l'Europa dei figli non è stata all'altezza dell'Europa dei padri.